Ciao ragazzi, qualche giorno fa durante un'intervista Joe Biden ha lanciato un monito per Vladimir Putin, per il regime di Vladimir Putin. In particolare ha detto che se la Russia dovesse usare in questa guerra le armi nucleari, questa guerra assumerebbe delle sembianze di qualcosa che il mondo non ha visto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In più ha detto anche che l'uso delle armi nucleari sicuramente avrà delle conseguenze gravi per la Russia. Infatti Vladimir Putin è alle strette. L'altro giorno abbiamo parlato della controffensiva dell'esercito ucraino e effettivamente molti parlano sempre di più di questa tentazione che potrebbe avere Vladimir Putin di giocare, diciamo, quest'ultima carta, ovvero il nucleare. In questo video vorrei parlare proprio di questo e cercare di capire quanto effettivamente questo scenario potrebbe essere realistico e che conseguenze potrebbe avere. Ragazzi, rimanete con me, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, perché è importantissimo, dobbiamo far crescere il canale. Grazie. Sì, il regime di Vladimir Putin è sempre più isolato. Putin è appena tornato da Samarcanda, da questo summit dei paesi asiatici, e anche lì abbiamo visto che non ha trovato dei gran alleati, diciamo. L'esercito russo è sempre più in difficoltà. La settimana scorsa abbiamo parlato appunto della controffensiva ucraina e effettivamente a Putin rimangono davvero poche opzioni. Una delle opzioni sarebbe appunto l'uso delle armi nucleari in questo conflitto. Allora, qua dobbiamo subito sfatare un mito, cioè Vladimir Putin non ha in mano un pulsante rosso che nel momento in cui schiaccia automaticamente partono i missili verso i paesi occidentali, missili verso l'Ucraina. Non è assolutamente così. Il protocollo dell'attivazione di un attacco nucleare è molto diverso. In realtà Vladimir Putin possiede dei codici. Nel momento in cui dovesse decidere di diciamo, usare in qualche modo le armi nucleari, questo riguarda sia le armi nucleari tattiche che le armi nucleari strategiche, lui praticamente trasmette dei codici segreti al ministro della difesa e al capo dello Stato Maggiore, che successivamente approvano, diciamo, in qualche modo questa decisione e anche loro a loro volta trasmettono questi codici più in basso, cioè ai comandanti delle divisioni e più in basso ancora agli ufficiali che fisicamente, diciamo, fanno partire il missile proprio dalle postazioni di comando. E infatti qua già possiamo capire che potrebbero esserci le prime difficoltà. Anche se Putin dovesse essere così folle da prendere una decisione di questo tipo, capiamo bene che poi questa decisione deve essere avallata, deve essere confermata anche da altre persone, che magari poi non sono così folli in fondo. E poi lui probabilmente si rende anche conto che se dovesse dare un ordine di questo tipo e quest'ordine non dovesse essere portato a termine, non dovesse essere eseguito, per lui significherebbe la fine, perché è chiaro che i generali, il ministro della difesa, il capo dello Stato Maggiore, nel momento in cui non dovessero eseguire quest'ordine, il passaggio successivo necessariamente dovrebbe essere un colpo di stato militare. Cioè, per fare questa cosa, deve essere sicuro al 100% che anche i suoi militari hanno la volontà di andare fino in fondo. Ma ok, ammettiamo anche che Putin ha deciso di dare quest'ordine e i suoi hanno eseguito l'ordine, diciamo, gli hanno detto fondamentalmente: ok, usiamo l'atomica. Che cosa devono colpire? Chi dovrebbero colpire? Allora, una delle opzioni chiaramente potrebbe essere quella di colpire degli obiettivi in Ucraina, probabilmente con delle cariche nucleari tattiche, cioè quelle cariche di relativamente bassa potenza.
solitamente si parla di un paio di kiloton fino a circa 10 kiloton. Considerate che gli ordigni sganciati su Hiroshima e Nagasaki erano di circa 15-20 kiloton. Però bisogna considerare anche che uno o due ordigni di pochi kiloton sganciati su degli obiettivi in Ucraina difficilmente potrebbero cambiare drasticamente la situazione. Quindi l'esercito russo sarebbe costretto a usare più cariche o cariche più potenti. Però il problema è che questa cosa porterebbe a una catastrofe ambientale che riguarderebbe anche la Russia, perché la Russia, come sappiamo bene, confina con l'Ucraina. Ma probabilmente la cosa più grave per Putin è che dopo questa catastrofe ambientale potrebbe colpire anche i paesi europei, perché chiaramente non sappiamo dove potrebbe soffiare il vento. E quindi dopo questa nube radioattiva potrebbe colpire i paesi europei. A quel punto probabilmente la NATO, i paesi occidentali, sarebbero costretti a reagire in qualche modo. E probabilmente Joe Biden intendeva forse proprio questo, cioè è qua che questo conflitto assumerebbe delle sembianze di qualcosa che non abbiamo visto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Si rischierebbe veramente la Terza Guerra Mondiale. E qua, tra l'altro, ci dobbiamo ricordare delle dichiarazioni di Boris Johnson di qualche mese fa, che aveva detto che la Gran Bretagna, nel caso in cui Vladimir Putin dovesse usare le armi nucleari, potrebbe intervenire in questo conflitto bypassando anche lo statuto della NATO. Adesso Boris Johnson non c'è più, però c'è Liz Truss, che comunque anche lei, a quanto pare, non è una che va tanto per il sottile. E a questo punto probabilmente Putin dovrebbe chiedersi in che stato si trovano le sue cosiddette forze missilistiche strategiche. E qua la questione si fa curiosa, perché non è un segreto per nessuno che la Russia ha ereditato il suo arsenale nucleare, sto parlando non solo di testate, ma anche e soprattutto di sistemi di lancio, dall'Unione Sovietica. E ancora adesso una gran parte dell'arsenale russo è costituito appunto dai sistemi, dalle armi ereditate direttamente dall'Unione Sovietica, cioè missili costruiti ancora negli anni Ottanta. E attenzione, perché? Perché ormai sono passati 30 e anche 35 anni e qui dobbiamo sapere che un missile balistico carico di una testata nucleare è un qualcosa che ha, diciamo, un periodo di garanzia, cioè non può durare all'infinito, non è che tu lo metti in un silos e può stare lì 1000 anni, no, richiede una manutenzione periodica e comunque, diciamo, ha un limite di garanzia, un tempo massimo dopo il quale tu lo devi dismettere, lo devi smantellare. E allora come hanno fatto i russi a tenere questi missili ormai per più di 30 anni? E qua è interessante perché hanno trovato degli escamotage, diciamo, per prolungare, per rinnovare questi, diciamo, limiti massimi di conservazione di questi ordigni. Tra l'altro è interessante notare che uno dei principali enti che si occupava di queste, diciamo, riconvalide di questi missili sovietici era questa azienda che si chiama Yuzhmash e che si trova in Ucraina. Chiaramente, dopo il 2014 sono stati annullati tutti i contratti in essere con la Russia di questa Yuzhmash. E quindi, insomma, hanno trovato questo escamotage. Però, ragazzi, rimangono sempre dei missili che teoricamente dovevano essere dismessi ancora negli anni 90. E ormai siamo nel 2022 e tanti di questi ordigni non sono ancora dismessi, sono ancora in servizio con vari escamotage. E tra l'altro nel 2015 i russi hanno perso, diciamo, l'ultimo appiglio per rinnovare in qualche modo la durata di questi missili.
Però, insomma, la Russia in tutti questi anni non ha prodotto dei missili nucleari nuovi. Sì, qualcosa hanno prodotto, ma in quantità assolutamente non paragonabili a quello che produceva l'Unione Sovietica. E quindi anche qua Vladimir Putin, l'esercito russo, ha un problema enorme. Cioè, non sanno in realtà nelle condizioni reali come si comporterebbero le loro forze di deterrenza nucleare, diciamo così. Non lo sa realmente nessuno come si comporterebbero questi missili vecchi di 30 anni, rinnovati diverse volte con varie escamotage. E la conclusione, insomma, è: quindi Vladimir Putin userà l'arma atomica o no? Purtroppo non lo possiamo escludere al 100%, però è evidente anche che sarebbe veramente una follia e sarebbe un suicidio prima di tutto per lui e per il suo regime. Ragazzi, grazie per la vostra attenzione, scrivete nei commenti cosa ne pensate, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, grazie, ciao!